sempre avuto fin da piccolo un'ossessione per le trote, forse per i colori sgargianti, i disegni veramente incredibili. Circa 8 anni fa ho scoperto un lago in montagna dove c'è una popolazione di trote selvatiche incredibile. Ci sono tantissimi pesci e questi pesci sono super selvatici perché in questo lago non vengono più fatti in missioni da più di 10 anni. Ci vivono solamente trote, non c'è praticamente nessun'altra specie di pesce, a parte una piccolissima popolazione di spinarelli, ma è un bel periodo che non ne vedo alcuno. Di conseguenza le trote si nutrono prevalentemente di insetti e delle loro simili quando riescono ad acciuffarle. Quindi quello che faremo è prendere una livrea di una trota, schematizzarla nei suoi punti chiave e riprodurla dunque sull'esca. Poi quando la nostra esca in acqua si muoverà sbandando sotto i colpi delle gercate da una parte e dall'altra, ovviamente l'effetto d'insieme sarà, speriamo, molto simile a quello di una piccola trota che fugge. Sicuramente è una pesca molto tecnica perché in questa acqua ferma e limpida le trote ci vedono molto bene, sono molto sospettose e sono anche già un po' abituate agli artificiali. Di conseguenza convincere ad attaccare non sarà facile, e anche quando decideranno di attaccare, agganciarle sarà ancora più difficile perché pescando con un jack che si muove in maniera molto imprevedibile a destra e sinistra e avendo le trote la propensione di attaccare l'esca durante la pausa, sarà da una parte difficile percepire proprio la mangiata per noi e dall'altra parte per la trota sarà difficile riuscire ad intercettare l'artificiale. In più normalmente i jack montano 3 ancorette. Noi abbiamo deciso di sostituire l'ancoretta centrale con un piccolo pesetto di bilanciamento perché durante la nostra esperienza abbiamo potuto osservare che il 90% dei pesci rimane agganciato, ferrato sull'ancoretta di testa. Cercheremo in questo modo di ledere il meno possibile i pesci, che poi soprattutto le fario hanno questa tendenza ad arrotolarsi. Adesso, secondo la solita trafila, prepareremo un paio di jerk e poi andremo a verniciarli con una livrea trota. Ci stiamo disegnando le sagome per la pellicola riflettente per i nostri jerk livrea trota, e visto che le trote non hanno squame ben visibili abbiamo deciso che questa la lasceremo liscia senza imprimervi nulla sopra. Svegliati prestissimo, abbiamo già una buona oretta e mezza di autostrada dietro di noi, fuori è ancora buio, è importantissimo arrivare molto molto presto in questo lago, ma in generale quando si pescano le trote in un ambiente del genere, perché tendono a cacciare solamente nelle prime ore dell'alba, poi il resto del giorno è molto difficile convincere ad abboccare. In genere con l'avanzare del giorno il sole o comunque le temperature scaldano un po' il lago e cominciano a schiudere gli insetti, e quando le trote iniziano a mangiare selettivamente sulle ninfe che emergono dal fondo verso la superficie, diventa veramente difficile convincerle ad attaccare un artificiale, quindi bisogna approfittare proprio delle prime ore, è quello che
stiamo andando a fare. Il meteo sembra veramente ottimo perché c'è una bella copertura nuvolosa che tende a prolungare le ore, insomma, dell'alba, tende a prolungare questa fase di transizione tra giorno e notte, e quindi potrebbe mantenere le trote in attività un po' più a lungo. Speriamo che questo sia il nostro caso. Andata, non al primo ma al secondo lancio. Peccato che non ve l'abbia potuta mostrare perché era veramente dello stesso colore dell'esca. E come potete vedere dalle mie mani, fa un bel freschino. Eccola, pesce, bello. Direttamente nel guadino, nel combattimento ho anche rotto un'ancoretta che è andata persa. Ora lo vediamo. Ci bagniamo sempre bene le mani prima di maneggiare qualsiasi pesce, ma le trote in particolare. Eccola qua. Con un colore blu perfettamente mimetico. Oh, no, la trota è saltata e si è autorilasciata. Me l'avrei fatta vedere ancora un secondo volentieri, ma voleva tornare nel suo ambiente. Almeno noi continuiamo a pescare.
Eccola. Boh. Imbizzarrita in superficie. Un pesciolino. Vediamo di salparlo senza finire nel lago. Abbiamo viste diverse, abbiamo avuto un bel po' di inseguimenti e di attacchi a vuoto. Qualche pesce l'abbiamo slamato, arrivano veloci sull'esca, ma poi sono molto svogliate nel prenderla, la osservano, scartano e quindi non è proprio facile allamarle facendo un recupero così movimentato. Ci vorrebbe un bel pesce deciso che si avventi sull'esca. Bella. No, slamata qui sotto, no. Era la mangiata decisa che stavamo aspettando questa. Che mangiata. Stavamo avendo qualche difficoltà ad allamare i pesci perché inseguivano ma attaccavano in maniera svogliata, quindi abbiamo provato a cambiare il tipo di artificiale, a mettere qualcosa di più compatto e che imita sempre una piccola trota, quindi il foraggio principale di questi pesci. Abbiamo messo una stick bait da 7 cm come la conosciamo già dal video degli aspi e questa volta manovrandola in un modo un po' diverso sono riusciti ad avere quasi subito un bello attacco. Ora proviamo a continuare con quest'esca, magari alternando la jerk e vediamo in quale situazione quale funziona meglio. No, ho slamato anche questo, non ci posso credere, non ci posso credere. Sembrava anche un bel pesce. Mangiano in modo totalmente svogliato, sempre sulla pausa, decisamente lente. A parte il penultimo pesce che ho slamato, tutte le mangiate molto lente, impercettibili. Quando è così è facile che si slamino, purtroppo. Finalmente, dopo una serie vergognosa di pesci persi, una bella trotella che ha attaccato l'artificiale come si deve, proprio sotto riva. Stupenda. Molto interessante notare come la livrea sia assolutamente simile
quella dell'esca che stiamo usando, che adesso la rilasciamo. Vai bella. Speriamo che sia un buon segno, perché questa mattinata è abbastanza difficile. I pesci sono molto molto svogliati, attaccano l'esca solo di striscio e rimangono appena appena pizzicati e per questo si slamano. Speriamo di riuscire a concretizzare qualche altra cattura. Ci siamo fermati per una rapida colazione, ma ho bisogno di rifocillarci un po' e confortarci dopo tutti questi pesci persi. Devo dire che il panorama basta già a sé, e non so se si sentirà in camera, ma ogni tanto si possono sentire i bramiti dei cervi che stanno scendendo dalle montagne per il periodo degli accoppiamenti, quindi siamo in un posto veramente magnifico, sembra incantato. Catturare dei pesci non dico che passa in secondo piano, ma comunque anche il contorno già ci rende felici. Eccola! Pesciolino, però che colori, una livrea completamente diversa dai pesci che abbiamo preso prima. Questi pesci sono dei capolavori della natura. No, 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 no. Che pesce che ho appena sbagliato. Eccola. Presa. Rischieremo la vita per guadinarla. Un altro bel pesciotto, decisamente in forma. Sono veramente super grasse in questo periodo. Tutta l'estate che mangiano insetti e il risultato si vede. Sembra che siano anche un po' più decisa nell'attaccare gli artificiali adesso. Vai bella. No, slamata, slamata! Pesce.
Oggi è così. Si slamano tutte. Abbiamo deciso di privilegiare la salute dei pesci piuttosto che il numero di catture. Abbiamo appunto rimosso l'ancoretta questa centrale dal GER, che normalmente ne monterebbe tre. Forse è anche per questo che stiamo perdendo qualche pesce più, però probabilmente ne vale la pena. Bizzarrita. Che belli che sono questi pesci. No! Ah. Maledizione! Insistito tantissimo per catturare questo pesce e abbiamo slamato ancora davvero diverse trote, alcune anche molto belle, ma prima di andare via volevamo vederne almeno ancora una. Il sole è ormai alto, è giunto il momento di tornare indietro. Purtroppo anche nella seconda parte della mattinata i pesci hanno continuato a slamarsi. Speravo si fossero un po' attivati con le nuvole, ma la verità è che hanno continuato ad attaccare in maniera molto sospettosa e molto svogliata. Quindi, che dire, ci siamo comunque divertiti perché abbiamo visto tantissimi pesci, tantissimi inseguimenti, tantissimi attacchi a vuoto. È stata una mattinata molto movimentata. Certo, c'era rimasto un po' l'amaro in bocca di non essere riusciti a prendere un'ultima trota e per questo abbiamo percorso questo sentiero tracciato dai cervi fino a un costone di roccia un po' più riparati e lì siamo riusciti a prendere un'ultima piccola ma bellissima trota. E questo insomma è tutto quello che volevamo, quindi ora gambe in spalla, si torna alla macchina e poi a casa.